Seconda tappa di Vai a quel paese, abbiamo come vedete scelto una giornata piovosa, l'abbiamo fatto per scelta, giusto Ferdinando? E ci troviamo a Puglianello. Puglianello è un piccolo comune della provincia di Benevento, a 40 km dalla cittadina sannita, un comune di circa 1400 abitanti, un piccolo gioiellino ricco anche qui di storia, di tradizioni, di cultura e di alcuni, come dire, monumenti, perché possiamo anche dire che in questo momento ci troviamo in quello che è una casa splendida, Casa Marchitto, e partiamo proprio da qui per descrivere una delle bellezze di Puglianello. Casa Marchitto è una casa, una domus di fine 7, inizio 8, una delle poche costruzioni di questo centro che ha una sua probabile progettazione, perché tutto il resto dell'edilizia del paese è tutta quasi ottocentesca ormai, perché precedentemente di emergenze precedenti ci stanno solamente il castello, c'è la cappella di San Rocco che poi andremo a vedere, c'è di fine Settecento, ma comunque più o meno coeva di questa casa qua, il palazzo Pitò. Diciamo che dopo il terremoto del 1688 e del successivo terremoto del 1702, il paese, tranne queste strutture, castello, chiesa che poi fu demolita nel 1975. Ferdinando, tu tra l'altro, ricordiamo, sei, ci avviciniamo a questo splendido giardino, sei poi originario e residente a Puglianello, quindi chi meglio di te conosce questo piccolo comune, no? Casa Marchitto tra l'altro era in uno stato di abbandono, quindi è stato anche un recupero molto attento, molto meticoloso, e poi ricordiamo che a Casa Marchitto è un luogo che dà occasione per lo svolgimento di mostre d'arte, incontri importanti, quindi diciamo che è diventato anche un polo culturale di interesse nonostante le dimensioni contenute del comune. Quindi Puglianello, che ricordiamo è un comune della Valle dell'Esina nella provincia di Benevento, è diventato quindi, come dire, anche l'epicentro di incontri di cultura di cui poi tu sei un abile ed intelligente organizzatore, giusto? Ma sicuramente Casa Marchitto è diventato ormai punto focale di tutte le attività che si svolgono in questo paese, a partire dall'anno scorso quando è stata inaugurata con una straordinaria mostra dedicata ad Angelo Gasciello, che va ricordato in questo momento sta esponendo negli scavi di Pompei, subito dopo la mostra fatta dedicata a Mitorai e dedicata a Picasso. La popolazione rispetto a questi recuperi così importanti, tra l'altro anche così pregevoli, come possiamo, diciamo, osservare, come ha accolto questi recuperi e soprattutto secondo te questi recuperi possono poi interagire con la cittadinanza, riescono a dare vigore a cittadine così piccole? Ma il vigore già si vede, il recupero di Casa Marchitto è il procedere da parte dell'amministrazione comunale, non solo, ma anche della sovrintendenza prima, verso un'attività di riqualificazione di tutto il centro urbano e di tutto il patrimonio edilizio ed architettonico del paese. Un amico storico di Ferdinando Creta, che poi è, diciamo, anche spesso gradito nostro ospite nelle interviste, Vittorio Sgarbi, è già stato qui e tra l'altro Vittorio Sgarbi ha espresso e ha manifestato il suo totale interesse e gradimento a rimanere qualche volta qui, addirittura
qualcosa in più ce la puoi aggiungere tu? No, ma ci fu una battuta a dir poco straordinaria quando venne in visita a Casa Marchetti. Perché non Casa Sgarbi, disse. E per Casa Sgarbi lui intendeva perché non posizionare in casa Marchetti, non allocare in casa Marchetti, andiamo a vedere, della collezione novecentesca di Vittorio Sgarbi. Lui pensava di portare qua la sua collezione di Fausto Pirandello e, a dire la verità, con il sindaco Tonino Bartone stiamo ragionando in un'ipotesi di comodato per fare questa operazione. Le case vanno abitate, non potendo abitare io sarà abitata dalle opere, questo è semplice, no? Questa è la sala, diciamo, di ingresso, l'ingresso di Casa Marchetti, e subito c'è questa che tu dicevi un'opera importante. Sì, è un'opera di Letizia Burgos, un'artista argentina, che sarà presente da venerdì 8 in una mostra. 8 settembre. Sì, una mostra curata da Francesco Creta e da Fernanda Garcia Marino. Una... Questo cognome ci torna familiare, Creta, quindi il figliolo di Ferdinando Creta. Sì, Francesco Creta è uno storico dell'arte che cura soprattutto il contemporaneo e che insieme a Fernanda Garcia ha curato questa mostra, ritengo, di buon livello artistico e di respiro internazionale. La casa nasce come casa di abitazione gentilizia, cioè di un'abitazione di contadino ricco. Quindi, diciamo, questo è un luogo deputato per le mostre, ma fondamentalmente non si possono escludere altre ipotesi, no? Anche magari anche la location giù potrebbe dare vita a musica dal vivo, cioè interagire anche un pochettino ancora di più con la cittadinanza oltre alle opere, non credi? Gli spazi interni penso che si prestino più per esposizioni, per come sono configurati. Almeno quelli del primo piano, quelli di piano terra sono già utilizzati anche per fare piccoli incontri, convegni, convention, queste cose qua. Sicuramente gli spazi esterni sono già stati utilizzati per attività teatrali, attività musicali, attività spettacolari. A pochissimi passi di fronte a Casa Marchetti c'è questo castello. Qual è la storia di questo castello? Ma è un castello che nasce già all'epoca dei Longobardi, poi all'epoca dei Normanni, una delle poche fortezze di pianura a quattro torri, con fossato e con ponte levatoio, che poi andremo a vedere dove era collocato il ponte levatoio. Questi due supporti sono i supporti dell'asse del ponte levatoio e si sviluppava con quest'arco che è tompagnato, quindi l'ingresso al castello era attraverso il ponte levatoio, attraverso questa entrata. Il castello era, come dicevo, prima della ristrutturazione del 1886, una fortezza e per cui aveva tutte le caratteristiche delle fortezze, un sistema difensivo, aveva le feritoie. Quelle feritoie servivano a spiare? No, servivano a difendersi, attraverso le feritoie era possibile diciamo lanciare, sparare, secondo i periodi. Questa è la corte interna, la quale si accede attraverso questo portico che è nato con la ristrutturazione del 1886. Sembrerebbe che hai sbagliato datazione, perché io leggo qui a D 1841. No, non ho sbagliato affatto. E tutto l'intervento di riproposizione strutturale, architettonica e di ridisegno delle destinazioni e incomincia nella seconda metà del XIX secolo, diciamo intorno al 1830-40, e questa prima realizzazione, 1841, trattasi della scala che porta il piano, perché ho detto dell'epoca più o meno. Questo manufatto fu realizzato nel 1841, quindi questi anni di recupero e di riproposizione del castello, mentre il portone nel 1886. Secondo te la ristrutturazione di questo castello quale destino consegnerebbe a questa struttura? Quale potrebbe essere una destinazione ideale, soprattutto in un contesto di un paese così piccolo? Ma sicuramente si può prestare a tante soluzioni, a tanti usi. Il castello è complesso, ha una serie di spazi utilizzabili come saloni, una serie di spazi che si potrebbero utilizzare come momento di accoglienza. Il giardino, che sicuramente potrebbe diventare un parco comunale, perché
è al centro del paese, ha la dimensione giusta per essere utilizzato in quella direzione e che, perché no, si fa da collegamento con, sia con Casa Marchitto, che ha un altro parco interessante ma di altra tipologia, sia con la Cappella di San Rocco, che è alle spalle del castello. Che è una cappellina importantissima, o meglio si è rivelata, lo sapevamo già, ma si è rivelata con con delle scoperte importantissime. Era una cappella ritenuta da Monsignor Savini in una visita pastorale del Cinquecento, proprio castrum, e aveva delle vitture alle pareti, e sapevamo che fosse che era stato seppellito in questa cappella il barone Francesco Maria Paolella. Che non è ancora qui. Che i resti mortali non abbiamo trovati, ma abbiamo trovato in fase di restauro, e questo è un fatto importantissimo, la lastra sepolcrale con la scritta Francesco Maria Paolello, quarto barone di Puglianello. Quindi teoricamente potrebbero ancora realmente esserci resti. Non ne abbiamo trovati in fase di restauro, non sappiamo se sono stati in qualche modo accumulati, traslati, trasferiti. Certo è che fu probabilmente nella fine 600, inizio 700, seppellito il barone Francesco Maria Paolella. Come si sta in un paesino così piccolo? Come si vive? Per i telespettatori che ci ascoltano e che guardano queste immagini e probabilmente molto spesso non conoscono queste realtà campane straordinarie, come si vive a Puglianello? Ah, a Puglianello si vive bene, tant'è che io non riesco a staccarmi. Sono residente a Benevento, sono nato a Puglianello, residente a Benevento, però vengo a dormire a Puglianello ogni sera. Mi apri un po'? Voglio far vedere che cosa. Una toilette molto 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 interessante. Quindi non è un divano, è una toilette. È un divano toilette. Quanti anni ha questo? Ma è ottocentesco, sicuramente ottocentesco. Sgarbi, quando l'ha visto, lanciò la sua provocazione su Facebook, sulla sua pagina Facebook, chiedendo a tutti quanti, dicendo a tutti: capre, mi sapete dire che cos'è questo oggetto? Di solito nei castelli a volte si dice che circolano fantasmi, no? Del passato. Mai accaduto? Ma quali fantasmi? Ferdinando sa la mia storia. Io non preferisco raccontarla. Mi sedi vicino al focolaio, al calduccio. Sembrava che c'era qualcuno che mi raccontava. Sì. Quindi allora può darsi che c'è stato qualche fantasma. Nessuno. Però potrebbe farle compagnia. Potrebbe darsi che c'è qualcuno che le fa compagnia. A me ne dico, non c'è altro. Siamo sempre nella zona del castello, però da alcuni portali di alcune case emerge che questo, diciamo, era il cuore, no, pulsante della cittadina di Puglianello, il cuore storico, sempre ottocentesco. Alcuni portali che abbiamo visto prima qui adesso passeggiando danno l'idea che quindi tutto ruotava intorno al castello, ma anticamente. Come ho già detto, sì, questa è la strada in asse tra castello e centro religioso, vecchia chiesa. In quella piazza era ubicata la chiesa cinquecentesca, che è stata demolita nel 1975. Siamo nei pressi dell'osteria, il foro dei baroni, e oltre appunto a quella che è la filiera enogastronomica, un visitatore deve venire da queste parti e troverà sicuramente l'accoglienza dovuta, o secondo te c'è ancora molto da fare? C'è necessità realmente di informare molto di più i campani, gli italiani e coloro che i quali vengono dall'estero in visita in queste zone? Sicuramente l'informazione, la comunicazione è un fatto importante. Sono paesi che hanno vissuto la loro storia chiusi in se stessi per il passato, per cui in certi casi sono poco conosciuti. Hai parlato dell'osteria d'entroterra, il foro dei baroni, e dobbiamo dire che per questo paese questa eccellenza enogastronomica ha consentito un fiorire e un crescere della comunicazione su questo paese, su questo territorio. Il foro dei baroni è talmente conosciuto che di conseguenza è l'inverso, non è che il foro dei baroni conoscono Puglianello e arrivano al foro dei baroni, conoscono il foro dei baroni e arrivano a Puglianello.
e evidentemente il Foro dei Baroni, che ha fatto un investimento straordinariamente coraggioso, considerato che ha voluto sfidare il territorio per certi versi, presentando una ristorazione di eccellenza in un luogo poco conosciuto, sconosciuto, per certi versi anche difficile da raggiungere, solo per certi versi, anche se c'è da dire, grazie a Dio, che l'asse Fondo Vallisclere e Telesina consente un approccio facile al territorio pugliarellese. Il Foro dei Baroni è un luogo, diciamo se vogliamo, storico, perché si trova in una sede storica e sostanzialmente conserva anche le tradizioni enogastronomiche del posto, quelle sannite, giusto? Sì, diciamo che il mio intento è quello di riprendere quello che sono alcuni piatti raccontati da mia nonna, piatti nati nel Sannio, in questo posto, e rivisitarli con tecnica e innovazione, però non stravolgendoli del tutto, quindi lasciando di base quello che sono i sapori, la materia prima che è quasi tutta del posto, quindi ripresentando gli stessi nomi, gli stessi elementi, però in una chiave diversa, una chiave moderna. Dato che questo è un posto che attrae clientela che proviene un po', se vogliamo, un po' dappertutto, è un posto abbastanza conosciuto e rinomato, il pubblico, i clienti e gli avventori che cosa preferiscono in particolare rispetto a questi piatti tradizionali? C'è un piatto in particolare che cucinate e che viene di solito richiesto più spesso? In base alla stagione ci sono dei cavalli di battaglia miei che, ecco, adesso andiamo incontro all'inverno, quindi c'è il pangotto di cime di rapa che è un piatto storico che io faccio già da 10 anni, che dal 1 ottobre lo troveremo già in menù. Il pangotto di cime di rapa raccontato da mia nonna e non è nient'altro che le cime di rapa prese foglie, sia le foglie che le cime, sbollentate, e poi di solito le massaie conservavano il pane dei giorni precedenti, quindi prendiamo la mollica di quel pane e amalgamiamo insieme sia le cime sbollentate che questo pane, facciamo una sorta di polpetta, e poi lo serviamo io lo servo con del sedano rapa, che è una salsa che io prendo spunto dal fatto che ho voluto dedicare un po' questo piatto alle radici, no? Quindi il sedano rapa, il tubero come la patata. Tutti i prodotti del posto. Tutti i prodotti del posto, perché la patata adesso è periodo della patata infossata di Caudano, le cime di rapa sono cime di rapa comunque raccolte nel nostro paese, il sedano rapa è già qualcosa che è difficile trovare in queste zone, però comunque sempre campano. Questo sito, Ferdinando, mi dicevi che tra l'altro che ospita appunto il Foro dei Baroni è un sito anche questo storicamente importante. Ricordo sempre ai telespettatori che ci troviamo a pochissimi metri dal castello, dal Palazzo Marchitto, Casa Marchitto. Sì, è parte del Palazzo Pitò, la famiglia nobile arrivata qua da Piedimonte nel Settecento. Che poi tra l'altro è stato abitato questo palazzo, era di proprietà del primo sindaco di questo comune. La passione è nata perché mio padre da piccolo voleva fare la scuola alberghiera, non gliel'hanno fatta fare i genitori, e quindi mi ha inculcato questa cosa nel iniziarmi a pressare quando stavo per finire le scuole d'obbligo, e mi diceva: guarda, frequenta questa scuola perché è una scuola che io ho sempre voluto fare. E quindi iniziai a Benevento a frequentare questa scuola, e dopo 2 o 3 anni iniziai a fare esperienze estive. Diciamo che l'esperienza più importante che mi ha poi cambiato, diciamo, la vita anche professionale, soprattutto professionale, è stato con Antonello Colonna a Roma, perché sono stato lì con lui quasi 3 anni. E poi è nata questa scommessa, perché è stata una grande sfida, una grande scommessa insieme a mio fratello Mario, di ritornare a Puglianello, nel borgo, in piazza, e di fare qualcosa di unico e qualcosa di diverso rispetto
a quello che è un po' la ristorazione che ci circonda. Ormai c'è la tendenza a questa cucina particolare, sofisticata, c'è un'incidenza fortissima anche nelle trasmissioni televisive di questa cucina gourmet, queste gare di cucina. Tu ci parli di una tradizione che proviene dalla nonna, quindi cibi tradizionali, ingredienti del posto. Che filosofia hai tu in questo senso? Cioè, sposi questa nuova cucina o secondo te resta sempre in vita la tradizione della cucina? Quello che è la mia filosofia è prendere i piatti, gli elementi, diciamo, che comunque nascono in questo posto ed elaborarli poi con le nuove tecniche e l'innovazione. Quindi, e secondo te si possono sposare queste due tecniche? Assolutamente sì. L'antico e il nuovo. Per esempio, io ho alcuni piatti che da ottobre in poi troveremo in carta, c'è anche contaminazione con una cucina asiatica insieme al nostro territorio, perché piace molto mangiare a me personalmente e conoscere quello che sono le culture asiatiche, come la cucina giapponese, quindi prendere dei loro elementi ed abbinarli con quello che sono il coniglio del nostro territorio, per dire, no? È cucinato come si cucinava all'epoca. Quindi c'è contaminazione, c'è quella voglia di innovazione, di esplorare, di provare. Sei aperto a questo tipo di filosofia? Sì, 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 ad una filosofia moderna, però senza trascurare il passato. Che cosa si mangia e soprattutto sarà una differenza anche a seconda delle stagioni di come si mangia il Foro dei Baroni? Sì, in base alle io sono molto attento alla stagionalità. Ecco, adesso per esempio partiremo tra novembre e dicembre, si troverà in carta la mia pasta e patate, che è una rivisitazione, un piatto storico che faccio da quasi 15 anni, che è un racconto di mia nonna, dove io l'ho rivisitata secondo la mia idea. C'è questo falso mito che la cucina tutti la possono fare, quindi c'è molta improvvisazione, invece la cucina va studiata, la cucina è anche chimica, bisogna conoscere nel profondo elemento per elemento, per come va manovrato, toccato, conservato. Non è un qualcosa che tutti possono fare da un giorno all'altro. Raffaele, tu rispetto a quanto ti è stato trasferito, quanto tu hai imparato, ci hai raccontato, quanta invece improvvisazione in cucina hai dato tu, personale, di Raffaele, lo chef Raffaele del Foro dei Baroni, quanto ha sperimentato? Tanto, la cucina è un qualcosa di istintivo. Quindi basta fare un viaggio oppure basta parlare con qualche amico che magari dice sono stato qui, ho mangiato baccalà, allora ti parte l'idea. La cucina è raccontare. Ferdinando, io so che tu questa struttura la conosci benissimo, che non a caso ci sono dei vini importanti del Foro dei Baroni. La conosci storicamente o per l'uso e l'utilizzo dei vini? Tu sei un buon gustaio. Ma sicuramente anche per l'utilizzo dei vini. I vini che utilizza il Foro dei Baroni sono vini straordinari del territorio, ma non sta a me stabilire tutta la gamma del prodotto che servono nella loro osteria dentro terra. E Vincenzo è il responsabile di sala del Foro dei Baroni ed è colui il quale si occupa poi fondamentalmente dei vini. Che cosa troviamo qui nella cantina di particolare? Nella cantina troviamo una selezione di vini tutta regionale. C'è un'attenta selezione da parte mia in primis, che poi porto il prodotto qui al Foro e viene assaggiato un po' da tutto lo staff, cucina, sala, da tutte le persone che collaborano con noi. E lì si fa una cernita e si scelgono i migliori prodotti della zona per poterli offrire ai clienti. E dai delle indicazioni ai clienti o i clienti vengono qua già con le idee chiare? Dipende dal cliente, la maggior parte di loro si affidano, anche perché il cliente tipo del Foro dei Baroni è un cliente che viene spesso e che comunque ci conosce, quindi in base a ciò che mangiano chiedono un consiglio e li portiamo sempre soprattutto sul nostro territorio, quindi nel Sannio. Raffaele, questo ormai è, lo abbiamo già detto, un sito conosciuto, un ristorante, un'osteria conosciuta. Qualche personaggio che è passato da qui, importante, e che ovviamente ti ha dato soddisfazioni? Beh, personaggi insomma in passato ma anche in presente, insomma ne sono passati come Gianmarco Fini, come l'attuale sindaco di Benevento quando insomma era al governo Clemente Mastella con sua moglie, Manuela Arcuri, da Petrucci quando era presidente del CONI, insomma. Quindi hai raffinato molto anche la clientela, quindi vuol dire che evidentemente diciamo la voce che al Foro dei Baroni si mangi bene
e circolata anche tra le persone più note. Sì, essendo presente un po' su tutte le guide e anche un po' su quelle che a volte sono le testate giornalistiche, è normale che poi la voce gira, il passaparola gira, e quindi se credo di meritarci, ci siamo meritati anche qualche nome importante. L'ultima informazione da dare ai telespettatori: un posto sicuramente raffinato dove si mangia bene, si mangiano prodotti locali e una cucina molto curata da Raffaele. Il costo è accessibile, abbastanza accessibile, non diciamo quanto, ma comunque è una cucina abbordabile. No, invece insomma, se, si può anche dire quanto. La nostra sfida è proprio questa, di fare una cucina gourmet, ma che sia un qualcosa accessibile per tutti. Quindi il nostro menù degustazione attuale è un menù che con 6 portate spende 33 euro escluse le bevande, quindi è una cucina dove trovi l'innovazione, ma nello stesso tempo si spende il giusto. E un altro locale di eccellenza di questo paese, e come dicevo prima, è un altro elemento che sta facendo la storia del paese, un altro elemento che fa conoscere Puglianello oltre i confini locali e lo fa affacciare i confini regionali e sovraregionali. Giusto per dire, una delle birrerie più ricercate del territorio, dove arrivano clienti da tutta la regione e anche da oltre regione. In realtà siamo nel castello. Siamo nel castello, nella parte del sottoterrazzo, cioè quindi nel salone tutto voltato del sottoterrazzo, recuperato dopo il terremoto dell'80 in termini strutturali e ancor meglio negli anni 90 dall'Associazione Centro Studi Puglianello, dove immaginò di collocarci la propria sede, e dopodiché nel 98 destinato ad Istoria. La cappellina della Madonna del Carmelo è una piccolissima edicola votiva lungo la strada, come si trovano un po' in tutti i centri piccoli di campagna, e fu commissionata da Michelangelo Romano ed è datata 1867. È a doppia falda e ricoperta da coppi di laterizio. Leggo che rientra nell'ambito della produzione napoletana. Sì, le rigiole sono di produzione napoletana, cioè se vediamo il pannello della Madonna del Carmine è una ceramica napoletana di ottocentesca che raffigura la Madonna del Carmine. Siamo fuori alla sede del comune di Puglianello, chiaramente una sede assolutamente, diciamo, recente, e fuori al comune quest'opera di cui ci parli tu. È un'opera di Angelo Cascello, uno degli artisti più interessanti che sta esprimendo il territorio campano. Un'opera che fu commissionata nel 98 in occasione delle celebrazioni del cinquantenario dell'autonomia del comune di Puglianello. E rappresenta? Un fiore per Puglianello. Siamo al termine della visita al comune di Puglianello, e quindi Ferdinando, tu vai a quel paese? Io vado a quel paese, ma se dovessi mandare qualcuno a quel paese lo manderei a Puglianello. A questo punto però andremo a quel paese nel prossimo appuntamento della trasmissione di Media TV. Grazie ai telespettatori.